nome di presunti interventi infrastrutturali, di modernizzazione, di adeguamento alle necessità della modernità, pensa di poter distruggere il patrimonio monumentale di una città o di parti consistenti della città, dovrebbe ricordarsi che questo non è modernità, non è innovazione, ma è barbarie e vandalismo. Questa lezione dovrebbe riguardarci ancora oggi a proposito di uno dei beni più importanti della nostra città, che è il grande anello dei viali di circonvallazione progettati e realizzati da Poggi e da Attilio Cucci in occasione della Firenze Capitale. Guardiamo il tratto del viale che collega questi giardini di Piazza della Libertà con i giardini della Fortezza d'Abbasso. Era uno dei tratti più straordinari dell'anello dei viali circondari, è un tratto di 700 metri lineari che ha una larghezza di 42 metri, una larghezza che era ancora superiore ai famosi boulevard parigini. Concepita come grande boulevard per il passeggio e non solo per gli spostamenti veicolari in città, questa bellissima realizzazione che è un monumento è stata profondamente manomessa e vandalizzata negli ultimi 50 anni a causa del traffico veicolare e del fatto che questi viali sono diventati il vero anello di circonvallazione della città. Noi crediamo che oggi sarebbe necessario recuperare questo viale anche in virtù della sua connotazione monumentale a quella che era la destinazione per cui era stato concepito. Ci sembra che solo confrontando le immagini del passato più o meno recente con quello che vediamo oggi in questo viale, per capire che si sta andando in tutt'altra direzione.